Per la 19ª giornata del campionato di prima categoria Girone H, allo stadio Valentino Mazzola si affrontano Young Sant'Arcangelo e Superga 63. I gialloblu sono secondi in classifica con 35 punti e nell'ultimo turno sono stati corsari sul campo del Victoria. I biancogranata sono terzultimi con 16 punti e hanno perso le ultime 8 partite giocate, l'ultima in casa con il Bagno di Romagna. La cronaca. All'ottavo Pracucci rincorre il pallone a destra e lo mette in mezzo. La volée di Drudi è fuori bersaglio. Al 12esimo apertura di Nucci per Fuchi, che va al cross dall'auto di destra, ma né Pracucci né Drudi possono arrivare sul pallone. Al 14esimo il primo corner della partita è per lo Young, Fuchi raso terra per Vivo, la cui battuta è murata. Al 47esimo bella combinazione Nobili-Terenzi-Nobili, la conclusione del numero 10 ospite non trova il bersaglio. Una manciata di secondi dopo, dall'altra parte del campo, Nucci tenta il diagonale, sfera a fondo campo. Al 49esimo punizione per lo Young, Fuchi mette in area, grossi impatta ma non trova il bersaglio. Si va all'intervallo sullo 0-0. Al 7° della ripresa cross di Pracucci da destra, Drudi impatta di testa, anche Vivo colpisce di testa ma alza la mira. Al 14esimo punizione dal limite dell'area per il Superga, batte Ortolani, il primo tentativo sulla barriera, il secondo costringe Gregori al volo per deviare in angolo. Al 17esimo brizzolare in avanti per Vivo, che fa filtrare per Rocchi, chiuso sul più bello. Al 25esimo il calcio piazzato di Fuchi viene alzato oltre la traversa dalla difesa ospite. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, battuto da Rocchi, brizzolare incorna fuori di un niente. Alla mezz'ora il destro di brizzolara, dal limite dell'area, sorvola la traversa. Al 34esimo punizione di Fuchi, ponte di Pracucci e colpo di testa vincente di Brizzolara. Sant'Arcangelo in vantaggio. Al 37esimo Chiussi, dopo un buco difensivo, può presentarsi tu per tu con Urbinati, che si salva. Ci prova allora Vivo due volte, il primo tentativo è ribattuto, il secondo è deviato in angolo da Urbinati. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Chiussi mette in mezzo per Pracucci, che di testa spedisce alto. Al 40esimo Riccardo Arduini allarga per Enea Terenzi, il cui cross mette i brividi a Gregori, Ugoccioni ci prova da posizione impossibile, pallone a lato. Al 49esimo Riccardo Arduini recupera palla nel duello con Fuchi e calcia. Ugoccione sulla traiettoria, la sua deviazione manda la sfera a sbattere contro la traversa. Vince lo Young Sant'Arcangelo 1-0. I gialloblu salgono a quota 38 in classifica e tengono il passo della capolista Riccione vittoriosa Bellaria. Per il Superga è il nono KO di fila.